Io ho fatto quello che dovevo e quindi spero che Caldoro nel comunicato che ha fatto abbia dato atto di questo. Non l'ho letto il comunicato, per la verità, però mi sono incontrato con lui più volte, anche con l'assessore Vetrella, per far ripartire la metropolitana, sapendo che la tratta dovrebbe essere assai più significativa, dovrebbe partire dall'Università di Fisciano e arrivare a Ponte Cagnano, insomma avrebbe una valenza differente. Siamo impegnati anche sull'aeroporto per mettere la cifra di 49 milioni di euro sui fondi che l'agenda 2014-2020, penso che ci riusciremo. Gli atti convenzionali già sono pronti e si tratta poi di allungare la pista e anche di arretrare il fabbricato che ospita l'attuale aviosuperficie. E c'è una prospettiva secondo me significativa per Salerno, non solo per l'evocazione naturale che questo territorio ha, ma perché l'aeroporto di Napoli non può sopportare, non lo dico io, lo dicono gli enti preposti ENAC e ENAB, non può sopportare un traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri all'anno. Poiché nei prossimi anni, ma nei prossimi significa non quelli 2030 ma 2017-2018, si prevede un incremento del traffico aereo fino a 7 milioni in Campania e insomma Salerno potrebbe ricevere qualcosa come 2 milioni di passeggeri all'anno, che mi pare una cifra consistente. Aiuta l'economia, aiuta il turismo, perché arrivando a Salerno Sud, a Ponte Cagnano, possono poi andare o verso il Cilento o risalire verso la costiera amalfitana. Mi sembra una prospettiva significativa. Diciamo che la regione Campania non era stata molto puntuale rispetto alla convenzione che era stata sottoscritta tra Comune di Salerno, Ministero delle Infrastrutture, Regione e RFI da un lato, dall'altro forse il Comune di Salerno avrebbe dovuto riprogrammare, ma in ogni caso l'importante è poter dire che la questione si avvia a soluzione, insomma mi sembra questo il dato vero. In vicende complesse che riguardano più amministrazioni diventa sempre complicato stabilire i meriti e le responsabilità, l'importante è che le cose si facciano, insomma, nel rispetto degli interessi della comunità.